Quindi, tornando al nostro progetto di Ana, dove, come ho fatto vedere prima, si aveva avuto un aumentato apporto di frutta, verdura, alimenti non raffinati, fitoestrogeni, che fanno parte dei famosi phytochemicals. In questo senso sono tutti alimenti che contengono importante quantità di antiossidanti. Però nello stesso tempo si era aumentato molto anche la quantità di grassi insaturi, della serie omega 3 specialmente, che invece possono avere un'azione pro-ossidante, compreso anche il ferro, il rame, insomma. E in più si era ridotto l'apporto di grassi saturi, proteine animali, zuccheri raffinati, eccetera, che diminuendo l'apporto di queste sostanze teoricamente dovrebbe diminuire l'attività metabolica, quindi la produzione dell'organismo e quindi la produzione di radicali liberi. Quindi globalmente, come dicevo precedentemente, ci si chiedeva quale fosse il bilancio globale tra la quantità di antiossidanti assunti e alimenti invece con effetto prossidante, almeno come fonte esogena. Quindi siamo andati a determinare nel siero di queste donne che hanno partecipato allo studio la quantità degli idroperossidi presenti nel sangue. Gli idroperossidi, ci ha spiegato prima sempre, io faccio sempre riferimento al professor Cornelli, che è stato molto esaustivo nello spiegare come si formano, sono degli indicatori indiretti dell'attività radicalica. Questo perché i radicali liberi hanno una vita molto breve, da alcuni secondi a poche ore, e diventa difficile andare se non dosare direttamente, se non con delle tecniche molto sofisticate. Quindi quello che si fa generalmente è quello di dosare delle sostanze che sono appunto il prodotto della reazione radicale, e in questo caso gli idroperossidi, che sono molecole stabili, quindi è possibile andarle dosare. Ovviamente la quantità di questi idroperossidi è proporzionale alla quantità dei radicali liberi presenti nell'organismo. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuti. Possiamo vedere come innanzitutto i DIROM basali, i DIROM è l'indice, sta ad indicare appunto il dosaggio degli idroperossidi, sono più elevati rispetto a quelli che sono considerati i valori di normalità. Cioè, noi non siamo in presenza di stress ossidativo quando questi DIROMS, questi idroperossidi, cadono in un range che va da 200 a circa 300 unità caratelli. Comunque, e questo un po' conferma il dato, che comunque in menopausa le donne tendono ad avere un valore di stress ossidativo più elevato che in età fertile. Dopo l'intervento abbiamo avuto una diminuzione di questi livelli di idroperossidi circolanti e questa diminuzione era significativa, è di circa il 6%. Da un punto di vista fisiologico non sappiamo esattamente se può avere degli effetti particolarmente rilevanti, no, sulla salute. Comunque questo è un dato che è significativo. Quindi globalmente questa dieta è risultata nel suo bilancio complessivo con degli effetti positivi sullo stress ossidativo. E più in generale possiamo dire che la dieta di Ana si è rivelata un potenziale strumento di prevenzione alimentare per il carcinoma della mammella, modificando il profilo ormonale in senso preventivo, quindi diminuendo gli steroidi sessuali, aumentando l'SHBG e riducendo anche il grado di stress ossidativo. Ovviamente non sono gli unici effetti positivi che probabilmente ha questa dieta, anche altri sono stati studiati, indagati, ma questi diciamo erano più rilevanti rispetto agli obiettivi che siamo andati a studiare principalmente. Io ho finito, però ci tenevo a ringraziare moltissimo una mia collaboratrice che ha dedicato molto del suo tempo in questo studio, che è la dottoressa Cinzia Colombo, ma naturalmente sono molto più le persone che hanno collaborato a questo studio. Grazie.